abbiamo un bellissimo paesaggio, abbiamo l'arte, abbiamo la cultura, abbiamo l'ambiente, però il mare è quello che esercita una forza d'attrazione maggiore nei confronti del turista. Beh, indubbiamente l'offerta balneare per la nostra provincia è stata ed è ancora l'elemento di punta dell'offerta turistica. La maggior parte delle presenze turistiche derivano appunto dalle località balneari. Certo, è un turismo balneare diverso da quello degli anni 60-70, dove il turista si crogiolava al mare e poco dedicava al territorio, alla cultura o ai centri storici. Oggi abbiamo un turista che magari nel periodo di vacanza al mare però vuole immergersi nel territorio, vivere esperienze, visitare i musei, visitare le cantine. È un'offerta turistica, quella balneare, poco nota probabilmente, nel senso che ad esempio nella nostra provincia non è mai stata fatta una promozione unitaria delle quattro località balneari, cosa che noi stiamo cercando di fare col progetto itinerario della bellezza. E questo nuovo inserto, diciamo così, nell'itinerario della bellezza dedicato tutto al mare valorizza quattro località della nostra provincia. Sì, Gabice Mare, Pesaro, Fano e Marotta di Mondolfo, quattro comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza e che rappresentano interamente la nostra offerta turistico-balneare, un'offerta che è unica rispetto a quella delle regioni vicine, se consideriamo la presenza del parco regionale del Monte San Bartolo che divide Gabice Mare da Pesaro. Abbiamo spiagge con bassi fondali adatte per i bambini. Non a caso tutte e quattro le località, oltre ad avere la bandiera blu della FE, hanno anche la bandiera verde dei pediatri, cioè il riconoscimento di spiagge adatte ai bambini. E poi abbiamo insomma delle esperienze che si possono vivere, penso a Fano, la presenza dei quadri, i trabucchi, che danno un contesto veramente originale rispetto a quello di altre regioni vicine, una proposta unica che noi abbiamo cercato di sintetizzare in un opuscolo che verrà distribuito in tutte le fiere in Italia. I weekend gastronomici sono iniziativa storica della Confcommercio, quest'anno si rinnova e ci sono ristoranti che si legano per un'offerta turistica importante, perché a Fano si mangia bene. Grazie, si spera, dai. Noi ristoratori devo dire che ci impegniamo tanto, ognuno con le proprie caratteristiche del locale, del piatto, delle offerte che vogliamo dare al nostro cliente, al nostro cliente e al nostro turista. Ci caratterizziamo ognuno con una diversità, questa diversità la troviamo nei nostri menù, i menù dove ogni persona, ogni ristoratore ha pensato proprio per far assaggiare dei propri piatti tipici, tant'è che si chiama Weekend a Mare, ma da quest'anno ci saranno anche dei piatti di carne, perché la nostra regione è ricca anche di carne, formaggi e vino, tant'è che anche per ogni menù un ristoratore ha consigliato dei vini, delle cantine agricole tipiche del nostro territorio marchigiano e locale. Speriamo che ci siano tanti turisti, tante persone che possono comunque andare con questa bellissima brochure che è stata fatta molto agevole, andare alla scoperta di nuovi ristoranti, di ristoranti nel territorio. Abbiamo ristoranti a Castel di Mezzo, Pesaro, Gradara e come ho appena detto a Fano, e in modo tale che si possono scoprire prodotti e piatti nuovi.